Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con il tour d'Italia e vi racconto il mio viaggio in Lombardia. Però una piccola premessa: io abito in Liguria, quindi è facilissimo e velocissimo per noi che abitiamo in Liguria, io a Genova in particolare, raggiungere le zone della Lombardia, soprattutto le zone della bassa Lombardia. Quindi sono stata lì un sacco di volte, ho visto un sacco di luoghi, ma in questo video ho deciso di parlare di un viaggio che avevo fatto nella zona del Mantovano, quindi Mantova e dintorni. Perché le classiche città più conosciute, come ad esempio Milano, ma anche tutta la zona del Lago di Garda, secondo me è molto più citata, se ne parla molto di più. Invece la zona di Mantova e i suoi borghetti circostanti, secondo me, sono un po' meno citati, quindi ho scelto di raccontarvi questo mio viaggio che avevo fatto qualche anno fa in occasione dell'anniversario, perché non c'è, secondo me, modo migliore se non quello di fare un viaggio per festeggiare l'anniversario. Andiamo però con ordine. Io avevo alloggiato nello specifico nella città di Mantova, proprio in centro città, e poi da lì abbiamo deciso di spostarci, di fare delle gite, andare a vedere tutte le zone circostanti. Partiamo però proprio da Mantova, che è una bellissima città d'arte di impronta rinascimentale e addirittura fa parte del patrimonio dell'UNESCO. È molto interessante vedere il Palazzo Te, che è un palazzo cinquecentesco che ospita il Museo di Arte e Cultura. Quindi vi farà fare un viaggio nello sfarzo del passato. È molto interessante la Sala Grande dei Cavalli, dei Giganti e di Amore e Psiche. Quindi è un museo che secondo me ha parecchio materiale, è molto ricco dal punto di vista artistico. È molto carino il centro storico con la sua chiesa medievale antica, il Palazzo Ducale, il Castello San Giorgio e il Duomo. Poi per gli appassionati di simbolismo come me è molto interessante la Torre dell'Orologio, perché oltre ai suoi numeri romani ha segni zodiacali, giorni della luna e posizione degli astri, quindi l'ho trovata veramente interessante da osservare. E poi è molto bello anche l'ingranaggio interno e se andate fino in cima potete vedere un delizioso panorama. Poi un altro luogo decisamente più rilassante e a contatto con la natura che vi consiglio di vedere è il Parco del Mincio. Qui potete fare una passeggiata lungo il fiume vista castello. Come sicuramente saprete, Mantova si affaccia sulla sponda del fiume Mincio, proprio nel punto in cui le acque formano un'ansa che abbraccia la città su tre lati e quindi questo ne conferisce una visuale un po' particolare. Vedrete che se andrete a vedere il parco mentre passeggerete sul fiume vi accorgerete di quanto sia particolare questa città. Poi un'altra cittadina molto carina e caratteristica è Sabbioneta. Qui abbiamo avuto anche un'esperienza un po' particolare che adesso vi racconto. Però partiamo dalla città. È molto carina la chiesa di Santa Maria Assunta che ha la facciata bicolore di marmo bianco e rosso, poi ha vicoli caratteristici, stradine caratteristiche ed è tutta di impronta rinascimentale. Inoltre è anche patrimonio dell'UNESCO. A noi è successa un'esperienza un po' particolare a Sabbioneta. Stavamo visitando dei negozi. A un certo punto siamo arrivati ad un negozio di antiquariato, abbiamo guardato un po' la vetrina, siamo rimasti attratti e abbiamo chiesto al proprietario se potevamo visitarlo all'interno. Lui ha detto di sì e ha cominciato in qualche modo un po' a seguirci. Poi ci ha chiesto da quale città provenivamo, insomma, le classiche cose magari che si chiedono così per fare un po' di conversazione. Questo comunque era un negozio molto carino che vi consiglio di visitare perché sembra quasi un museo, ci sono oggetti di ogni tipo e inoltre la casa è nobiliare disposta su più piani. E proprio per la casa nobiliare e per il nome del negozio che è Dal Conte, a me è venuto in mente di fare al proprietario una domanda e di chiedergli se lui era un conte. E lui mi ha risposto di sì, però ragazzi non l'avessi mai fatto. Cosa ha fatto? Ha detto: lei è una bella donna, quindi le concedo una foto con me. E io così, anche un po' per educazione, un po' per avere un ricordo turistico, mettiamolo in questo modo, ho fatto questa foto con il conte. Non la posso pubblicare perché non ho chiesto a lui il consenso di pubblicarla sul web, quindi fidatevi della mia parola. Comunque ho questa foto con questo conte, poi questo signore ha deciso che doveva fare delle foto anche a me e al mio compagno, quindi mi ha praticamente sequestrato la macchina fotografica e ci ha fatto fare un sacco di foto insieme in tutti gli angoli della sua casa.
ci ha fatto comunque visitare anche la casa, che è stata sicuramente una cosa carina, una cosa particolare, ma il problema è che non ci mollava più e noi non sapevamo più come staccarci. A un certo punto ci siamo inventati che dovevamo prendere un treno e siamo riusciti ad uscire da questo negozio. Quindi io non so se questo signore faccia con tutti così oppure se l'ha fatto con noi perché in quel momento, non so, aveva l'ispirazione, ma se andate a visitare il negozio vi consiglio di non attaccare troppo discorso perché rischiate di uscire da lì dopo un'ora. Comunque il negozio è carino e sicuramente è da visitare. Ma andiamo avanti con il nostro viaggio. Un'altra località che abbiamo visitato e che è molto interessante, soprattutto dal punto di vista storico, è Solferino, che è molto conosciuta per la battaglia del 24 giugno del 1859, che ha visto l'esercito austriaco-veneto battersi contro l'esercito franco-sardo come atto finale della seconda guerra d'indipendenza. La battaglia si è conclusa con la presa della Rocca, più conosciuta come la Spia d'Italia, proprio per la sua posizione dominante. Questo obbligò gli austriaci a lasciare la Lombardia e ad andare oltre il fiume Mincio. Ma in questo video non voglio certo farvi una lezione di storia, ve l'ho detto soltanto per ricordare un pochino quello che è successo, ma la parte che a me è piaciuta molto, al di là del paesaggio che è veramente carino, è visitare proprio la rocca in cui all'interno c'è un museo. Ed è particolare questa rocca perché si trova, diciamo, su una collinetta, è quadrata, è alta 23 metri e quindi sicuramente è una cosa da andare a vedere. E poi se andrete a vedere il museo sicuramente sarà un tuffo nella storia perché ci sono documenti, reperti, scene della battaglia, quindi insomma si ricorda un po' tutto quel periodo storico. Inoltre io, quando ho fatto l'esame di quinta elementare una vita fa, avevo portato proprio le tre guerre d'indipendenza, quindi mentre visitavo il museo mi venivano in mente le cose che avevo studiato per dare l'esame di quinta elementare. Quindi è stato, diciamo, anche interessante rivederle un po', diciamo, con occhi diversi, perché un conto è quando si studia a scuola, si studiano magari certe cose per prendere il voto, invece poi da adulti ci si rende conto che si ha anche magari il desiderio di approfondire un po' di più determinate cose che sono accadute. Quindi se vi piace la storia, io vi consiglio di visitare questo museo. Però, al di là della parte storica, Solferino è un borgo collinare che vi regalerà un bellissimo panorama e che è molto carino anche proprio nel suo centro storico. È molto bella Piazza Castello e sono caratteristiche le sue case di forma rettangolare. Inoltre, alcune parti della città sono ancora circondate da mura. Poi un altro luogo assolutamente da vedere è Borghetto sul Mincio, che è una frazione di Valeggio sul Mincio, di cui vi parlerò dopo. È interessante Borghetto sul Mincio perché è conosciuto come il paese dei mulini. Ci sono un sacco di mulini ad acqua, alcuni sono ancora attivi e altri sono stati trasformati in ristoranti, hotel, bed and breakfast, però è veramente suggestivo e particolare. Mi aveva colpito tantissimo proprio passeggiare per le strade di questo paese e trovare a destra e a sinistra, proprio letteralmente, tutti questi mulini, quindi sicuramente è uno di quei posti che vi consiglio di andare a vedere. C'è un bellissimo ponte di legno e avrete la sensazione che il tempo si sia fermato, quindi davvero è una di quelle mete che non potete non inserire se andate a vedere queste zone della Lombardia. Poi invece Valeggio sul Mincio è un altro borghetto che ha un castello che rimane in collina, che potrete vedere dal ponte, è parzialmente in rovina, però la rocca si può ancora visitare. Qui ci siamo fermati molto meno, abbiamo fatto un giro più veloce perché secondo me Borghetto sul Mincio rispetto a Valeggio merita molto di più, però insomma siccome sono molto vicini vi consiglio di visitarli entrambi. Poi un'altra località molto bella che abbiamo visto è Castellaro Lagusello. Io ve lo consiglio caldamente perché vi sembrerà di immergervi all'interno di una cartolina. È un paesino che ha lago e colline, quindi un paesaggio suggestivo, e inoltre la sua forma ricorda un cuore, e proprio per questo è stato soprannominato il Borgo degli Innamorati. È sicuramente un luogo romantico che era perfetto per il mio viaggio perché io, come vi ho detto all'inizio del video, ero lì per il mio anniversario. Quindi questo borgo romantico così carino sicuramente è stata una di quelle mete molto apprezzate. Comunque è carino e caratteristico, tra l'altro avevamo mangiato
mangiato in un ristorante presente nel paese e avevo preso il pesce di lago, quindi insomma abbiamo anche mangiato bene, il che non guasta. Inoltre, da segnalare a Castellaro Lagusello la festa dei fiori. Noi siamo capitati proprio nei giorni della festa ed è stato un colpo di fortuna perché non sapevamo assolutamente dell'esistenza di questa festa. È stata bella perché ci sono un sacco di fiori di tutti i colori e di tutti i profumi, quindi veramente molto carina. E poi quello che mi è piaciuto di più sono state le acconciature di alcune modelle. Durante questa festa hanno fatto praticamente una sfilata di moda e le modelle avevano delle acconciature molto strane, tutte fatte di fiori. Quindi dal punto di vista artistico è veramente qualcosa di bello. Cercherò di mettervi delle foto, ovviamente coprendo il viso delle modelle, perché sapete che se io non ho l'autorizzazione non metto foto di altre persone. Però tanto per farvi vedere il genere di acconciature, cercherò magari di mettere delle fotografie. Comunque, davvero è stata una cosa bella. Inoltre, quando ci sono queste fiere, si sa che c'è cibo, musica, mostre, giochi, quindi insomma è anche divertente visitare un paese nel pieno della festa, perché sicuramente è molto più attivo rispetto ai periodi in cui magari non c'è nessuna fiera particolare. In ogni caso, vi consiglio di vederlo per il paesaggio, perché davvero è molto bello. Inoltre, per gli amanti dei libri, vi segnalo che a Castellaro Lagusello è possibile fare il book crossing. C'è una specie di cassetta della posta a forma di casetta colorata in cui all'interno potrete depositare i vostri libri e prenderne in prestito degli altri. Quindi è veramente una bella iniziativa che sicuramente per gli amanti dei libri, come sono io, dà un valore in più a questo luogo. Inoltre sono molto caratteristiche le case di pietra e all'interno della chiesa di San Nicola c'è una bellissima Madonna del 400, quindi insomma avete un sacco di motivi per visitare questo luogo. Poi per noi l'ultima tappa di questo viaggio è stata Volta Mantovana, un altro borgo di origine medievale molto caratteristico, ha delle classiche case in pietra e le torri che vi regaleranno uno splendido panorama sulle colline mantovane. Quindi insomma sono dei luoghi veramente suggestivi. Poi ovviamente in Lombardia ci sono tantissime altre zone che sono belle, che vi consiglio di vedere. Io sono stata ad esempio nella zona del lago di Garda, la parte bassa, quella che rimane in Lombardia. Poi sono stata sul lago di Como, sono stata a Milano ovviamente, perché da Genova a Milano ci vuole poco, quindi ci sono stata qualche volta. Ero stata a Cremona, sono stata poi nella parte più montana, diciamo così, della Lombardia, che è quella dalle parti di Bormio. Quindi insomma, diciamo che l'ho girata abbastanza. Però ho scelto dei luoghi un po' meno famosi perché credo che sia giusto comunque portarli all'attenzione e consigliarli come mete di viaggio. Io però per oggi mi fermo, altrimenti poi mi dilungo troppo. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.